Claudio Santamaria, all'interno di questa fiction tu interpreti un ruolo molto significativo, che è quello del maestro Alberto Manzi, che dal carcere minorile si ritrova ad insegnare un'internazione attraverso gli schermi della RAI. Cosa ha significato per te interpretare questo personaggio? Ha significato celebrare una grandissima figura della nostra storia, cioè un uomo che ha sempre lottato per dare dignità alle persone attraverso l'educazione, attraverso l'insegnamento, e un uomo che non si è fermato di fronte a nulla, che ha lottato fino alla fine per questo, e un uomo che cercava di accendere qualcosa dentro le persone, no? di farle prendere, far prendere coscienza di sé alle persone e di appunto avere il modo di capire ciò che ci circonda fondamentalmente. E appunto lui dalla guerra ha capito che la guerra viene dall'ignoranza e quindi insomma rinuncia al suo sogno che era quello di essere capitano di lungo corso sulle navi per insegnare, e quindi da lì parte la sua avventura, la sua vita di sperimentazione di insegnamento e anche di apprendimento, perché lui comunque chiaramente non è solo l'allievo che apprende, ma è anche il maestro che apprende dall'allievo, e questo è fondamentalmente il suo modo di insegnare, era basato anche sullo scambio, no? E sulla domanda, faceva solo domande ai ragazzi, non dava mai risposte. E secondo te oggi l'insegnamento può avere ancora un ruolo realmente pedagogico oppure un po' svilito in qualche modo? Beh, è svilito l'insegnamento oggi perché non è data la giusta importanza agli insegnanti. No, secondo me prendono anche poco di stipendio, voglio dire, cioè è una figura che non è valorizzata quanto dovrebbe, cioè l'insegnamento dei bambini è quello che creerà poi la società del futuro, no? Cioè, quindi è importantissimo in una società. Ultima cosa, recitare con Nicole Grimaudo e soprattutto poi essere diretti da Giacomo Campiotti. Non potrei dire male, vedi un'intervista, no? Sui colleghi che si dice, ma mi sono trovato malissimo, non potrei mai dirlo. Quindi, no, con Nicole siamo molto insomma, divertiti e devo dire abbiamo avuto, insomma, anche emotivamente c'era un ottimo rapporto e con Giacomo Campiotti, che è un pazzo scatenato. E abbiamo avuto insomma anche lì uno scambio creativo molto forte, perché insomma Giacomo è uno che chiaramente chiede molto agli attori, però anch'io chiedo molto al regista, quindi abbiamo avuto molti scambi sulle scene, discussioni, insomma è stato un rapporto molto creativo, devo dire. Grazie Claudio, auguri. Grazie.